Se cercate su YouTube Alex Iori o cliccate sul link in descrizione, troverete il mio nuovo canale per video extra gaming come vlog, challenge e fandub di doppiaggio. Quindi andate ad iscrivervi perché vi aspetto anche lì. Fossi in voi, mi affretterei. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Red Dead Redemption 2, pronti per continuare ad andare a caccia di animali per poterci comprare i vestiti speciali dal trapper. Allora, questa è la lista degli animali che abbiamo preso finora, abbiamo fatto un solo episodio ovviamente perché molti degli animali li avevo già presi casualmente andando in giro, esplorando per fare tutte quelle missioni ed obiettivi secondari. Nello scorso episodio abbiamo preso un'aquila, due penne d'aquila, un bighorn e un wapiti. Andatevelo a vedere se vi siete perso quell'episodio. Oggi proviamo ad andare a vedere se riusciamo a catturare quell'animale che non siamo riusciti a prendere lo scorso episodio, ovvero l'alce. L'alce, ci occorrono tre pelli perfette di alce, quindi non una, dovremmo trovarne tre. Abbiamo fatto fatica a trovarne una lo scorso episodio, infatti non l'abbiamo trovato. Siamo qui ad Annesburg perché probabilmente un posto dove potrebbero essere è appunto a nord sulle montagne, dove si trova anche l'alce leggendario che abbiamo preso in degli episodi appositi dove siamo andati a caccia di tutti gli animali leggendari, così come qui c'è anche un pesce leggendario, sempre video appositi dove abbiamo fatto anche la pesca di tutti i pesci leggendari. Andiamo qui, se abbiamo trovato l'alce leggendario, si trovava lì, vuoi che non riusciamo magari a trovare un alce normale? Beh, speriamo proprio di sì, anche perché non vorrei fare dei viaggi a vuoto. Allora, come abiti abbiamo questo qui di indumento da caccia, mortacci de Pippo. Abbiamo due abiti da caccia, praticamente questo qui che è quello per le temperature calde e poi quello che abbiamo sbloccato nello scorso episodio, ovvero quello speciale del trapper, il letale, che lo utilizziamo nelle zone più fredde, visto che è adatto a climi rigidi. Adesso avviamoci lì, poi dovremo cambiarci obbligatoriamente, visto che andando sulla neve ci occorrerà un tipo di vestiario più adatto alle esigenze. È un wapiti. Ho visto quelle corna giganti di sfuggita, pensavo fosse un alce. La piragna scarlatta, compendio aggiornato. Dov'era? Ma che... Cioè, vabbè, va bene così, va bene così, va bene così. Oddio, allora tecnicamente siamo arrivati, quindi mo tocca trovarli. Allora, abbiamo l'arco con le frecce migliorate e un bolt action che sì, penso possa essere adatto. Allora, metti il binocolino. Madonna, wapiti ce ne sono come se piovessero. Ma non si trovano le cazzo di alci. Cervo mi occorrerebbe qualora fosse maschio. Cervo femmina neanche mi occorre. Quindi anche quelli sono da escludere. Wapiti maschio, mortacci tua. Volpe argentata, sì, intanto qui ce troviamo altri animali. Anche le volpi effettivamente mi servirebbero. Quanto me ne serve? Oddio, le volpe me ne serve una. Già che siamo qui, ecco, però c'ha una stella sola, una su tre. È una vera merda. Allora, sentite, io tento la mossa della vita. Proviamo a cercarlo qui nei dintorni. Ah, cazzo. Lupi! Ok. Poi vi chiedete perché di lupi ne abbiamo così tanti. Ogni volta che vado in giro vengo assalito. Cazzo, queste sono due pelli perfette. Prendi, 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 prendi. E almeno facciamo un po' di contenuto perché le alci non le troviamo. E di lupi ne abbiamo... Ce ne servivano tre. Ne abbiamo prese 14. Cioè, ne ho prese 14 in tutto il tempo che vado in giro. Ma il motivo è questo, presso a poco. Perché tanto mi vengono addosso, mi assaliscono.
Mi assaliscono, penso si possano dire entrambi. Comunque, vabbè, tentano di farmi la pelle e poi alla fine la pelle me la faccio io. Anzi, ci ha detto anche quello qui che le abbiamo trovate entrambe perfette, perché di solito magari ti attaccano in branchi da 4 e è raro che già anche uno ne abbia la pelle perfetta. Le carcasse non me le prendo mai perché tanto non mi occorrono. E va bene, rimettiamoci in marcia, signori. Allora, qui abbiamo 3 coyote californiani, ma ce ne fosse uno con la pelle perfetta, perché a me di coyote effettivamente 3 me ne servirebbero. Una volpe, ma 2 stelle su 3. Ci vuole una pazienza di quelle clamorose, perché devi trovare, a parte in questo caso, l'animale giusto. Poi devi anche sperare che abbia la pelle perfetta, perché noi è probabile anche che adesso là ce la troviamo. Ma pensate quanto sarebbe divertente se, anziché essere con la pelle perfetta, avesse la pelle tipo buona o mal ridotta. Penso che in quel caso potrebbe essere abbastanza bestemmiosa come cosa. Allora, io provo ad andarmene verso il puntino che ho messo, perché io, sempre consultando la guida, mi dice che c'è possibilità di trovare le cazzo di alci. Fottute pecore bighorn, fottuti arieti, fottuti wapiti. Dove c'era l'alce leggendario non c'era là, non c'erano le alci, c'erano i wapiti. Dove c'era il wapiti leggendario c'erano i wapiti. Wapiti ce ne stanno un fottio, alce manco per il ca. Cervo maschio avvistato, calamo fa. Fermati, rolling block non mi serve, prendi l'arco, perché lì davanti c'è un cervo maschio che a noi serve, ce ne servono 5, non ne ho neanche uno, non ne ho preso fino ad adesso, quindi è il momento di prendercene uno. Segui traccia, animale sconosciuto, potrebbe essere lui perché solo lui ho visto andare da questa zona. Dobbiamo andare così per non destare sospetti, ma sono molto irrequieti quelli maschi, quindi guardalo come corre il figlio di puttana, sotto che in mezzo a tutta questa boscaglia, mannaggia San Beppoino. Figlio di una puttana maledetta. Ti ho preso, cazzo. Oh sì, se ti ho preso, cazzo. Sì! Cacchio, almeno uno! E che cos'è? Cervo maschio. Vai così. Ne abbiamo preso uno! Una fatica clamorosa per prendere uno, non lo so io. Chiamo cavallo. Venghi qui. Venghi qui da me. Caricala. Vai così. Sì. Una piccola gioia. È un'ora, non ho preso un cazzo se non 2 lupi perché mi hanno attaccato loro e questo fottuto cervo di merda. No, ma non vi accanite su di me, ma stavate inseguendo lui, ma se continuate ad inseguire lui, ma che volete da me? Allora ragazzi, innanzitutto fatevi dire che sono abbastanza frustrato in questo momento. Non so voi cosa avete visto, non so cosa vi farò vedere, probabilmente è anche possibile che vi tagli tutto e basta, perché sono stato praticamente un'ora e mezza, a girovagare per gli spawn delle possibili alci, di dove dovrebbero esserci le alci. C'erano solo fottuti cazzo di wapiti, le alci non ce n'era neanche l'ombra. Io non ho idea di dove cazzo trovarli, quindi ho detto, a canno, facciamo le altre. Se Dio ci vuole bene. Varmit giusto in caso di necessità, ma devi mettere rolling block, perché adesso ci andiamo a prendere un cazzo di alligatore. Anche perché ogni volta che passo di qua vengo attaccato costantemente da alligatori, quindi vuoi che porco dingi, se adesso non ci stanno, veramente potrei seriamente incazzare. Bene. L'unico problema che potremmo trovare è questo. Però guarda quanti ce ne stanno. Cazzo, ne troveremo qualcuno. Arche puttana! E che cazzo l'avevo visto? Vabbè, è quello che mi serve però.
Ma che siamo matti? Mi son cagato. Anche questo. Mi son cagato in mano. Holy shit. Ma stiamo impazzendo qua, ragazzi. Pelle perfetta, vabbè, ma noi tanto mo sedamo, no? Ripassiamo da qua. Da dove siamo venuti, che non c'era nessuno. Madonna, mi son cagato addosso quando me lo son visto lì. Ma che siamo matti. Allora, siamo arrivati dal trapper. Stiamo anche abbastanza carichi perché ho trovato anche due aironi che li ho presi. Perché tanto ci stavamo e li ho presi. Però, signori, potrebbe risultare anche abbastanza prolifica, vista la roba che stiamo per dare, ma... Aspetta che ve la faccio vedere, vista la roba che stiamo per dare, perché eccola qua. Pelle di cervo, pelle di lupo, pelle di alligatore, due carcasse di aironi. Insomma, diciamo che ci siamo. Il problema è che quello per cui eravamo partiti inizialmente, ovvero l'alce, è praticamente introvabile. Per andare a concludere l'episodio vi faccio questo commento di voiceover su queste due clip che ho registrato, perché a fine registrazione, girovagando per la mappa nel fare altri obiettivi, sono riuscito casualmente a trovare una pelle di alce perfetta che sono poi andato a vendere al trapper, come state vedendo in questo momento. L'ho trovata casualmente cercando delle orchidee, appunto, per l'obiettivo di raccogliere gli oggetti esotici per le missioni di Algernon. E successivamente invece sono andato sempre girovagando nel cercare gli oggetti esotici e ho trovato questa pelle di cervo maschio perfetta. Dunque, a conti fatti, abbiamo preso un bel pochino di materiale, abbiamo raccolto delle pelli perfette di lupo, che vabbè, si vanno ad aggiungere al counter che già avevamo sforato in modo bello visibile. Abbiamo preso una pelle di alce, due pelli di cervo maschio. E poi off rec vi faccio vedere che ho preso anche una pelle di coyote, ho preso delle pelli di serpente, due topi muschiati e ho finito di prendere le volpi. Le ho trovate off rec andando in giro a raccogliere gli oggetti esotici per Algernon, quindi vi aggiorno la lista. Purtroppo non l'avete visto, ma la caccia è questa: andarle a cercare ci vuole tempo e spesso li trovi casualmente. Nel prossimo episodio cercheremo di andare a prenderci le antilocapre, gli armadilli, i bighorn, sperando di riuscirli a trovare. Spero di portarvi questo video il prima possibile del terzo episodio della caccia, sperando in un momento un po' più prolifico. Le alci ce le lasceremo alla fine, o se le troverò io casualmente. Ci vediamo noi a un prossimo episodio di Red Dead Redemption 2. Un like, un commento e iscrivervi se non lo avete ancora fatto. E ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi.